costruire un laboratorio congiunto con un grande attore mondiale come WeBuild è un motivo di orgoglio della nostra università. Creiamo questo laboratorio che si chiama UniWeLab. E l'elemento di valore è nella commistione tra attività di formazione, di ricerca collegata al mondo universitario, ma anche sperimentazione sul campo e attività fornita da parte delle persone competenti dell'azienda. Credo che il settore delle infrastrutture sia un settore dove l'innovazione gioca un ruolo fondamentale. Oggi si parla di innovazione sostenibile, quindi anche una bella sfida per la nostra università. Un'azienda grande e importante a livello mondiale come WeBuild e l'Università di Genova, che ha sempre creato ingegneri e competenze incredibili in questo campo, ecco, associando questi due enti e organizzazioni, noi riusciamo a creare veramente il posto dove si creeranno le persone del futuro che faranno le infrastrutture, sia di terra che di mare. Questo è assolutamente prioritario, perché il futuro della città di Genova, ma soprattutto dell'Europa, si gioca sulle infrastrutture e tutti i business avranno bisogno di infrastrutture, o di terra, o di mare, o digitali. E noi vogliamo giocare da attori numero uno in questo campo. Siamo qui a iniziare una collaborazione con l'Università di Genova, un posto straordinario, con i giovani per rilanciare l'intelligenza sui trasporti e vedere come si può fare delle cose nuove guardando quello che c'è e quello che manca. E questo è affidato ai ragazzi a cui oggi è stato sottratto un anno importante dal Covid e a cui è necessario dare la massima attenzione per poterli invece stimolare ad avere un pensiero creativo per il nostro paese. Il punto di forza di questo laboratorio è quello di mettere insieme tre soggetti fondamentali. Chi realmente fa le cose come un grande gruppo mondiale come WeBuild, chi le studia, le progetta, le pianifica, che è il ruolo dell'università, ma anche il territorio, il comune che ha il ruolo di vedere il futuro che serve a questa città. Mettendo insieme queste tre cose si fa in realtà una cosa utilissima per gli studenti, non solo della nostra università oggi, ma quelli che potrebbero venire in relazione a questa eccellenza specifica. Genova spesso è la città da cui gli studenti bravi poi se ne vanno, no? Ecco, invece riuscire a consolidare un'eccellenza di cose che si realizzano praticamente sul territorio attraverso le grandi trasformazioni infrastrutturali che sul territorio hanno e avranno luogo, significa anche dare un futuro ai giovani che lavoreranno in questo campo.